Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per i 100 anni della signora Romilda Plastino in compagnia di Marica Plastino, che è vicepresidente della Proloco. Innanzitutto le chiediamo questo evento bellissimo, cosa rappresenta per la città e per la Proloco, che tra l'altro ha partecipato attivamente a questa giornata. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a Liberi TV e soprattutto a te Riccardo, che dai sempre importanza al nostro paese, a questi piccoli, a questi eventi, e sei sempre presente. Oggi per tutta la comunità penso che è un giorno importantissimo, perché la signora, la chiamo nonna io, perché penso che sia la nonna di tutti, ha raggiunto questo grande traguardo e ci sentiamo tutti partecipi e in prima persona e a far parte tutti di una grande famiglia. E la nonna Romilda Plastino è diciamo che è una colonna della sua famiglia, infatti è stata una donna sempre dedita al lavoro, alla famiglia, è riuscita a tenerla unita nonostante i problemi che ci sono stati, purtroppo sia cose belle che cose brutte, però è stata veramente un grande pilastro e penso che ai giorni d'oggi è una donna da prendere come punto di riferimento sia per la vita familiare e lavorativa. Quindi da parte di tutti noi della Proloco gli vanno i nostri immensi auguri e niente, oggi festeggiamo insieme a loro e ancora auguri nonna Romilda.